Bari Rock City. Ragazzi, e ora abbiamo appena ascoltato New Kid in Town degli Eagles e dei Justice invece ci siamo deliziati con DVNO. E ora dobbiamo anche ricordare che la costumista italiana che ha appena vinto il premio Oscar per miglior costume ha collaborato anche in molti con film il grandissimo maestro Stanley Kubrick. Tra l'altro, se posso permettermi, uno dei miei film preferiti di Kubrick, Arancia Meccanica, che secondo e me... tra l'altro i film di Arancia Meccanica li ha curati lì e anche colui che ha inventato proprio la fisionomia costumistica del drugo, che quindi, è diventato un'icona alla fine. Tanto rispetto. Ma intanto in live lì al Dolby Theater si sono esibiti un'esibizione, hanno fatto la canzone di The Lego Movie Everything is Awesome.
che ricordiamo è candidata all'Oscar. Che è una canzoncina di merda, fondamentalmente. Comunque, è una canzoncina adatta a un cartone. Vorrei solamente dire che ho smentito il pronostico di Nunzio, ho azzeccato il titolo. Ragazzi, è riuscito a denunciare bene le canzoni che abbiamo appena ascoltato. Anche perché le conoscevo. Incredibile. Wow, incredibile. Ci sta. Sì, comunque vorrei correggerti, Sanna. The Lego Movie non è un cartone animato, ma è un film in stop motion. Poi. Dopo questa... Vabbè, comunque rientra nell'animatualizzazione. Ho capito, dopo questa ennesima attualizzazione, come dice il caro collega, il caro collega Pungione, ricordiamolo, Pungione. Nunzio, alle volte, bene, è meglio, è come meglio, dice un proverbio barese, no? Una parola di me ne torna a casa. E questa, diciamo, okay, è diventato okay. Un must ormai okay. Di video. Dopo questo, rimaniamo sull'ambito cartoni animati. Parliamo di un cartone animato che non è stato nominato. Bambi. È l'ultimo. E lo merita, e lo merita. È l'ultimo film del grande Hayao Miyazaki. Che si alza il vento. Che comunque non ha ricevuto molto feedback. Anche se lo meriterebbe tutto. Anche se avrebbe sicuramente meritato la vittoria in confronto a tutti gli altri film in cartone animato che sono sicuramente però minore rispetto alle sue opere passate. No, in realtà no. In realtà è semplicemente è anche questa una grande somma di tutto, di tutte le sue opere. A tutta la sensibilità che riscontrano nelle sue opere, a tutta la variegatezza delle ambientazioni e delle fantasie che troviamo nelle sue opere. E abbiamo tutto quella, come dire, dimmi. La voglia di esprimere. Ma la domanda è: sei il nipote di Gigi Marzullo? Serio? Attenzione, attenzione. Sul palco c'è Neil Patrick Harris con una statuetta fatta di Lego. Non deviare il discorso. Marzullo. Ah, oh, molte molti hanno... Moltissimi hanno ricevuto sì. Una statuetta. Una statuetta di Lego. Un pronostico. Chissà forte. Chi sono. Ragazzi, Harry Washington sul palco. Comunque rubata la statuetta di Lego. Cioè, sì, rispetto a quella di oro. Definisci. Attenzione, c'è una busta. Poi definisco, tranquillo. C'è la busta, ricordiamo che lo significa che c'è un Oscar. No, direi di no. La busta da direi in provincia di Bari ricorda la Gange. Va bene. Sta bella. Annunciando una bella signorina. Ma una bella bravo, bravo Gigi, te l'appoggio. La questo te l'appoggio, cioè. Attenzione, che categoria, parlando, che categoria stiamo di... parlando? Miglior cortometraggio. Aya, primo Aya. Candidato. Boogaloo and Graham. Il secondo candidato. Poi c'è Better Law. Ma io Better Lamp. Un po' a causa di Metro. Non so, cioè i cortometraggi non mi interessano molto, sinceramente. Diciamo, buttiamola. Buttiamola, dai, ci sta. Così. The Phone Call. Cioè, io non ne ho visto neanche uno di questi. Neanche io. Oh, ma che cazzo. No, ma sono tentato. Ma non seguite i cortometraggi, dico, ragazzi, ma siete disinformati oggi. Cioè, per la tua previsione, Kilo. Di Oscar? Di Oscar. Chi ha vinto? Ha vinto quello, ragazzi, che bomba. È una persona molto seria, bisogna sì. dire. Vedete com'è la presenza di un certo elemento in tarda notte possa deviare il focus della conversazione. Loro okay. Comunque fieri di aver fatto un cortometraggio che ha vinto l'Oscar. Che riconoscimento immenso nel mare dei cortometraggi prodotti, soprattutto indipendenti. O no? Ci sta. Tu che, no, ma tu, ma proprio la risposta è C. Che conosci. Ragazzi, mi fate finire di dialogare con quest'essere, per favore. Tenete la bada. Ma prima cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di Si alza il vento, giusto, Zanna? The Wind Rises, che ha un audio fatto con le voci delle persone. Incredibile. Tutti i rumori delle macchine, degli aeroplani, tutti i suoni sono stati riprodotti dall'ugola di gente. È bellissimo. Incredibile. E poi con quei disegni, quelle animazioni sempre fluide, sempre perfette, sempre pompose.
cosa dire, Zenna? Sono perfetto, a me è piaciuto questo, cioè, questa riflessione sulla guerra e sulla pace, sulla, sull'ingegno dell'uomo. Se la palleggiano loro e loro, mamma mia, ragazzi, che è incredibile. Debe, tu l'hai visto questo film? Non l'hai ancora, non l'ho visto. Ancora visto. Parlando di ingegneri. Ma la domanda è perché lo dice con quel tono di voce spento? Perché non ti piace vedere film, cortometraggi? Perché, cioè, a te piace tanto leggere recensioni e trame? Per il semplice fatto che ho poco tempo. Hai poco tempo. Preferisco fare altro. Preferisci reggersi le trame, giusto? No, preferisco lanciare le freccette sulla tua foto. Cazzo! Se non vi è chiaro, che è la persona da non diventare mai. Attenzione. Ma è John Travolta. È John. John Travolta. Pensavo fosse morto. Ecco. No, come? È sempre giovanissimo. È tornato John, è dimagrito. Ancora più giovane. Attenzione, attenzione, un'altra. Allora, documentario, miglior cortometraggio o documentario? Chilo, tu li hai visti tutti questi, eh? Tu che segui molto i cortometraggi, perché a te piace vedere, dato che hai poco tempo, il cortometraggio si adegua di più al tuo canone. Io vorrei solo ricordare che abbiamo anche un amico che ha partecipato a un cortometraggio, eh? Il buon Walter. Lo vorrei il ricordare. Buon Walter Tech. Il buon Walter Tech. Ricordiamolo. Che salutiamo. Chissà se ci ascolta a quest'ora, dato che siamo ascoltati. Ci ascolterò, ci ascolterò. Dai. Tutta Italia, tutta Europa. Dalle Barbados anche. Sì. Anche nello spazio. Samantha ci sta sentendo adesso. Ragazzi, ragazzi. Che sta succedendo? Ma niente, il premio è andato a Crisis Hotline. Veterans Press One. Che titolo è? È più lungo il titolo del cortometraggio. Ma più che altro chissà di che parla. A vedere il film. Chatterò. Tu l'hai Chatterò, visto? Sì. Di veterans. Di chatterò di anziane. Solito macello sul palco del Dolby Theater. Sono due signore incredule. Incredule, non se l'aspettavano. E gente che fa mega foto con l'iPhone. Non è ancora partito un selfie, ragazzi. Per fortuna, penso che quest'anno troppo banale fare pubblicità di nuovo per milioni alla Samsung. Quest'anno il selfie ce lo facciamo noi da qua, da Bari Rock City. Sì, quest'anno il selfie degli Oscar sarà quello di Bari Rock City. Gianni, Samsung ci ha dato 3 milioni di euro per fare questo. No, Nexus, Google ci ha dato 3 milioni di euro per farci una foto. Io non li ho visti anche questi. Gian, ci hai appena sgamato. Perché stiamo il domenica, quando si lunedì riaprono le banche. Eh sì, ci fanno il bonifico. Giorno lavorativo. Bravissimo. Bravissimo. In teoria dovremmo aspettare 3 giorni lavorativi. Ciao, quindi entro martedì benedetti. Perché io ho chiuso ieri. Ma io direi di proseguire con la musica. Sì. Ma sì, dai ragazzi. Ci spariamo un gran bel classico. Musica. Ce ne andiamo con Message in the Battle dei Police.